Nel dicembre 2014, un intero quartiere di Budapest fu ricoperto di cristalli di ghiaccio. Gli alberi della zona non sopportarono la pressione e cominciarono a spezzarsi. Fu un evento inquietante, chiamato nebbia di ghiaccio. Quando accade, la temperatura scende notevolmente, congelando tutto ciò che la circonda, come fanno i dissennatori in Harry Potter. Tutto ciò grazie a un capriccio termico. Non solo complica la vista, ma crea anche delle spettrali colonne e aloni che risplendono nel buio. La nebbia gelata è composta da piccoli cristalli di ghiaccio. Quando la temperatura è inferiore ai meno 10 gradi Celsius, le gocce d'acqua nell'aria si congelano e si trasformano in cristalli di ghiaccio. Fino a quel momento rimangono liquidi, a meno che non trovino qualcosa su cui congelarsi. La nebbia gelata si forma solitamente nell'Artico o nell'Antartico. Anche i gas caldi e umidi provenienti da veicoli e aerei possono creare la nebbia di ghiaccio. Quando un aereo decolla in una giornata fredda, si crea tanta nebbia di ghiaccio che l'aereo successivo non vede niente. Succede a volte. Non è la stessa cosa della polvere di diamante, che si verifica quando cadono cristalli di ghiaccio sparsi da un cielo sereno. Si forma quando l'umidità è molto alta, quasi al 100%, e la temperatura dell'aria scende ben al di sotto di 0 gradi Celsius. Questo crea cristalli di ghiaccio nell'aria che finiscono per depositarsi su diverse superfici. È interessante che nell'antichità si pensasse che questi cristalli di ghiaccio potessero entrare nei polmoni e causare problemi. Ci sono molte altre interessanti formazioni di ghiaccio, come ad esempio il Rabbit Ice. Si forma quando l'aria è fredda, ma il terreno no. La linfa all'interno dei fusti delle piante si espande man mano che si congela, provocandone la rottura. Il liquido poi fuoriesce, incontra l'aria ghiacciata e si trasforma in sottili strati di ghiaccio, creando bellissime formazioni a forma di petalo o nastri. Le luci da terremoto sono un altro fenomeno strano e unico. Quando un potente terremoto di magnitudo 8.1 ha colpito il Messico nel 2017, immagini di strane luci verdi e blu nel cielo hanno invaso i social media. Simili ai fulmini globulari, le luci da terremoto sono piuttosto rare, affascinanti, ma difficili per gli scienziati da capire. Quello che le rende complicate è che la luminosità attorno ai terremoti non sembra sempre uguale. Ci sono sia teorie che miti su questo fenomeno. Le luci possono apparire in molte forme, configurazioni e colori diversi. Studiando la storia, i ricercatori hanno esaminato 65 resoconti di queste luci risalenti al 1600 dell'era comune. Ad esempio, il 12 novembre 1988, la gente ha segnalato una luce brillante di colore viola-rosa sul fiume San Lorenzo in Quebec, appena 11 giorni prima di un potente terremoto. A Pisco, in Perù, le luci si sono manifestate sotto forma di lampi luminosi catturati dalle telecamere di sicurezza prima di un terremoto di magnitudo 8 nel 2007. E prima del terremoto del 2009 all'Aquila, la gente ha visto fiamme di luce alte 10 cm che sfarfallavano sopra una strada di pietra. Tuttavia, si dibatte ancora sul fatto che le luci sismiche siano reali o meno. Lo US Geological Survey è cauta. Non è sicura che le singole segnalazioni di luci insolite intorno all'ora e al luogo di un terremoto rappresentino veramente quelle luci sismiche. In uno studio, gli scienziati hanno teorizzato che queste luci fossero causate da cariche elettriche attivate in specifici tipi di rocce durante l'attività sismica, come accendere una batteria nella crosta terrestre. Alcune rocce, come il basalto e il gabbro, hanno minuscoli difetti cristallini. Potrebbero rilasciare cariche elettriche nell'aria. I ricercatori hanno stimato che le condizioni necessarie per la creazione di queste luci esistevano in meno dello 0,5% dei terremoti in tutto il mondo. Questo potrebbe spiegare la loro rarità. Hanno inoltre notato che le luci tendono a manifestarsi più spesso prima o durante i terremoti, piuttosto che dopo. Uno studio precedente suggeriva che lo stress tettonico potrebbe creare un effetto piezoelettrico, in cui le rocce contenenti quarzo producono campi elettrici forti quando vengono compresse. Tuttavia, studiare le luci da terremoto è difficile, perché sono imprevedibili e di breve durata. Stavi camminando con un amico e all'improvviso vedi questo alone solare. È un avvertimento della natura. Sta arrivando una tempesta di neve o pioggia. Questi aloni si formano quando miliardi di minuscoli cristalli di ghiaccio nelle nuvole rifrangono la luce solare.
Resisti alla tentazione di fissare direttamente questa meraviglia. Può danneggiare i tuoi occhi. Metti gli occhiali e poi ammiralo per circa 40 minuti. La natura invia anche altri segnali d'allarme in anticipo. Se il mare si ritira misteriosamente, mostrando coralli e pesci, potrebbe essere in arrivo uno tsunami. Fa attenzione alle correnti di ritorno sulla spiaggia. Se gli squali si avvicinano in modo insolito, potrebbero essere in fuga da una tempesta. Senti i capelli che si rizzano e i gioielli che vibrano? Potrebbe esserci un fulmine in arrivo. Cerca riparo. Valanghe, tempeste verdi e laghi vicino ai vulcani sono potenziali pericoli. I mari incrociati sono molto pericolosi. Esplorare una grotta durante la luna piena potrebbe costarti la vita. Se l'oceano diventa rosso-marrone, evita di nuotare. Potrebbero esserci alghe tossiche nell'acqua. Anche gli animali percepiscono i disastri. Se si comportano in modo strano, presta attenzione. Durante le notti estive intorno alle isole Matsu vi è un affascinante bagliore blu. È causato da piccoli esseri luminosi, i dinoflagellati. Ai turisti piace guardare questo spettacolo meraviglioso, ma c'è un lato negativo. È tossico e si diffonde ogni anno, come rivelato da uno studio. Nonostante sembri romantico, questo fenomeno è dannoso. Un team di oceanografi ha utilizzato i dati satellitari per monitorare la sua crescita per 19 anni. Dopo aver analizzato quasi 1000 immagini satellitari, hanno concluso che si stava espandendo in acque più profonde. Purtroppo, questa espansione rappresenta una minaccia per la vita marina. Il fiorire delle lacrime blu può avvelenare pesci e tartarughe marine e può persino influire sulla salute umana. Sebbene i dinoflagellati in sé non siano tossici, il loro cibo, le alghe tossiche, rilascia sostanze chimiche nocive nell'acqua. Questo processo riduce anche l'ossigeno, mettendo in pericolo gli animali marini. La causa principale è incerta, ma sembra che l'inquinamento proveniente dall'agricoltura lungo il fiume Yangtze svolga un ruolo cruciale. Lo scarico agricolo introduce nutrienti che alimentano il fenomeno di proliferazione. Durante la costruzione della diga delle Tre Gole, la proliferazione si ridusse al diminuire del flusso del fiume. Dopo il completamento della diga e la ripresa del forte flusso, la proliferazione ha ripreso la sua crescita. Il team prevede che le lacrime blu continuino a espandersi, rappresentando una minaccia costante per la vita marina e illuminando sempre più le acque. Un vento catabatico o vento di drenaggio si verifica quando l'aria fredda e densa discende da un'altitudine più elevata lungo un pendio, a causa della gravità. Questi venti possono essere potenti, a volte raggiungendo velocità da uragano, ma raramente. A differenza di tutti i venti di discesa, i venti catabatici, come la Bora nell'Adriatico o la Santa Ana in California, si originano dal raffreddamento dell'aria su superfici elevate, come altopiani o montagne. Man mano che l'aria discende, si riscalda. La sua temperatura dipende dalla regione di origine. In Antartide, i venti catabatici sono fondamentali nella formazione dei campi di vento. In regioni come la Groenlandia e l'Antartide, questi venti possono diventare estremamente intensi, raggiungendo la forza di un uragano. Contribuiscono a formare ambienti unici come le valli secche McMurdo in Antartide, che sono associati a pericoli come i Willywow o Salice nell'arcipelago della Terra del Fuoco e in Alaska. Il fuoco di Sant'Elmo è un fenomeno naturale degno di nota. Si verifica durante i temporali o le eruzioni vulcaniche, quando c'è un forte campo elettrico nell'area. Crea un bagliore bluastro o viola attorno a cose come alberi di navi, bordi di aeroplani o oggetti appuntiti. Questo bagliore è causato da molecole d'aria ionizzate ed è più visibile in condizioni di scarsa luce. Quel bagliore è una forma di plasma e si verifica quando il campo elettrico attorno a un oggetto provoca la ionizzazione delle molecole d'aria. Ciò può verificarsi durante i temporali, perché esistono differenze di alta tensione tra le nuvole e il suolo. I punti acuti facilitano l'occorrenza del fuoco di Sant'Elmo, perché il campo elettrico è più concentrato in quelle aree. I colori che vedi, blu o viola, provengono dalla fluorescenza di azoto e ossigeno nell'atmosfera terrestre, simile alle luci al neon, ma con gas diversi. Questo fenomeno è stato osservato dall'antica Grecia alla Cina del XV secolo, nel corso della storia.